Dalla finestra colava all'interno una luce calda, morbida, tipica del primo pomeriggio isolano, carica di profumi che annunciano l'estate, il mare, la gioia, la libertà. Senza cielo è una raccolta di racconti che entrano nel mondo sommerso della scuola, quella parte in cui vivono una speranza di riscatto persone che potremmo definire del sottosuolo. Colsi con la velocità di un pugno allo stomaco la trasparenza dell'abito di Martina che mi restituiva l'ombra di una silhouette perfetta. In tutto sono sei le storie che racconto. La vidi di spalle, la testa ben disegnata e la gemma di uno scimmione trattenuto da un pettine con brillantini che rimandavano schegge di luce. Portano il nome di personaggi che tuttavia riflettono esperienze di vita vissuta direttamente nel corso della mia esperienza di insegnante dei corsi serali. Così Martina, Lucia, Khadija, Stefano, Benedetto, Anthony sono rappresentanti di quel mondo dimenticato che in qualche modo attraversa la scuola, spesso in ritardo, ma sempre con lume di speranza che tuttavia non si accende mai come un fuoco. La linea dei fianchi pareva chiamarmi, come se quell'incavo attendesse il pieno di un abbraccio. Mi avvicinai di un solo passo, restando ammirato dall'eleganza delle gambe lunghe, tornite, sormontate dal globo di glutei forti, di gazzella. Senza cielo. Sottotitolo: Non si salva nessuno, perché davvero non si salva nessuno. La scuola che dovrebbe essere lo strumento grazie al quale uno Stato dovrebbe garantire la mobilità sociale e permettere a chiunque una seconda opportunità, si rivela un mondo chiuso dove tutt'al più si può coltivare una speranza temporanea che tuttavia non cambia il destino di chi per la roulette della nascita è finito in uno di quegli angoli dimenticati, bui della nostra società. Mi morsi un labbro per scacciare la sete del predatore che risiede per natura in ogni giovane uomo e le fui vicino.